Amici del Comitato Paralimpico Piemonte, siamo qui dall'unità spinale unipolare di Torino e abbiamo l'onore e il piacere di avere come ospite il presidente del CIP nazionale, Pancalli, Luca Pancalli. Buongiorno, benvenuto. Grazie a voi, ciao a tutti. Come prima domanda, siamo in questo posto che ha un significato importante perché spesso rappresenta il primo contatto fra lo sport e i pazienti. Ecco, due parole su atleti tecnici che collaborano a questa iniziativa. Sicuramente innanzitutto le prime parole sono in termini di ringraziamento per tutti coloro che operano all'interno di strutture come questa o similari, dal personale medico, infermieristico, atleti che si prestano a comunicare attraverso la loro esperienza ai pazienti, come noi definiamo freschi, l'opportunità che ci può essere anche attraverso lo sport, i tecnici che si prodigano per far provare le diverse discipline sportive anche nel contesto riabilitativo post acuto, ma sicuramente va un pensiero anche all'evento delle Paralimpiadi di Torino 2006, grazie al quale tutto questo non sarebbe stato probabilmente possibile. Anche questa struttura rappresenta una legacy, una eredità di quella grande iniziativa, di quel grande evento sportivo, e su quello poi noi abbiamo continuato a costruire, immaginando di poter rappresentare attraverso lo sport anche un'ulteriore opportunità per tanti ragazzi e ragazze che ahimè incontrano la disabilità nel loro cammino. Ecco, sono passati 10 anni proprio oggi dalle Paralimpiadi. Cosa è cambiato nel movimento paralimpico italiano da allora? È cambiato tantissimo. Torino ha rappresentato un po' un crocevia rispetto a un prima e un dopo, e così come lo è stata anche Londra 2012. Oggi il Comitato Italiano Paralimpico è diventato un ente pubblico, il che vuol dire aver elevato a interesse pubblico e della collettività, quindi in genere, quella che è la mission del movimento paralimpico. Siamo diventati, come dire, come il CONI, con la stessa dignità del CONI. Il movimento è cresciuto, si è arricchito di discipline che fino a un po' di anni fa non immaginavamo nemmeno fosse possibile potessero essere praticate da ragazzi e ragazze disabili. È cresciuto anche nella comunicazione, nella rappresentazione che si ha del movimento paralimpico, anche nell'immaginario collettivo. La gente ha cominciato a capire che cosa c'è dietro il movimento paralimpico, ha cominciato a ricollegare la straordinarietà di questi nostri campioni, che rappresentano ovviamente un vanto per la grande famiglia dello sport italiano, ma anche, come dire, qualcosa che concretizza e sintetizza un messaggio di speranza per tanti ragazzi, magari, che nello stesso momento stanno vivendo il loro dramma dentro un letto di un ospedale. Bene, da quest'anno appunto, come diceva, il CIP diventa un ente pubblico. Nella pratica che cosa cambia e quali saranno le novità di questo cambiamento? Ma cambia da un lato molto poco, perché noi sotto il profilo organizzativo ci siamo preparati, come dire, a questo risultato con un lungo cammino che ci ha visto protagonisti sin dai primi anni del 2000, già immaginando quello che doveva essere il nostro obiettivo, che era quello appunto di essere riconosciuti al pari del Comitato Olimpico come ente pubblico. Ovviamente che cosa cambierà? Cambierà il nostro peso specifico nel rapporto con gli enti locali, con le istituzioni, il nostro peso specifico anche soprattutto con il mondo della scuola, dove l'integrazione dei ragazzi disabili nella loro educazione motoria, insomma, è sempre molto complessa, difficoltosa, a volte impossibile, ahimè, per cui cambiano tante cose. L'importante è che non cambi l'idea di famiglia paralimpica, che noi, almeno io personalmente, tento sempre di coltivare, fare in modo che questa pianta che noi abbiamo fatto crescere, germogliare, e l'idea di comunità paralimpica non venga mai meno, perché insomma, fin tanto che noi riusciremo a interpretare la capacità di essere squadra, la capacità di essere compatti e uniti, anche con un modello organizzativo, per carità, molto nuovo, complicato, complesso, insomma, attraverso le federazioni eccetera, insomma, è fondamentale per portare avanti sempre con quel pezzo di cuore che ci mettiamo, il nostro movimento. Oggi sono cambiate talmente tante cose che la RAI passerà dalle 12 ore di diretta che hanno garantito per Londra alle quasi 20 di Rio de Janeiro, per cui insomma
è qualcosa che forse a chi come me viene da molto lontano nella storia del movimento sportivo per le persone disabili nel paese sembrava impossibile, però ce l'abbiamo fatta. Ovviamente esistono ancora tanti problemi, tante difficoltà, però insomma piano piano le affronteremo tutte. E sappiamo quanto la comunicazione sia importante per promuovere il movimento paralimpico. La comunicazione è importante non solo per promuovere il movimento paralimpico, ma anche per educare la società, perché attraverso chi gestisce la comunicazione, la responsabilità di chi gestisce la comunicazione, si riesce, si può, come dire, porre all'attenzione dell'immaginario collettivo un soggetto debole da assistere, oppure un soggetto che diventa protagonista del proprio vivere se messo nelle condizioni di poterlo fare. Noi attraverso lo sport, attraverso l'aiuto della comunicazione, che però deve essere capace di interpretare questo, vogliamo rappresentare quella vita che noi vorremmo nella quotidianità, dove così come nello sport mettiamo i ragazzi nelle condizioni di potersi esprimere in termini di pari opportunità, quindi consentiamo loro un percorso, così vorremmo che accadesse tutti i giorni nell'integrazione scolastica, nell'inserimento lavorativo, nei percorsi di rinclusione e integrazione sociale. Un'ultimissima domanda: mancano pochissimi mesi ormai alle Paralimpiadi di Rio 2016, quali sono le sue aspettative, cosa si aspetta, cosa spera? Ma io, chi mi conosce sa che non manifesto mai, come dire, quelle che possono essere le nostre ipotesi di risultato. Però per la prima volta in tanti anni di presidenza sono ottimista e sorrido, perché le federazioni hanno lavorato molto bene, le proiezioni ci danno in incredibile crescita, per cui io credo che Rio de Janeiro potrà rappresentare veramente una sorpresa per la grande famiglia paralimpica italiana, ma soprattutto per la grande famiglia dello sport italiano. E non possiamo che augurarcelo anche noi, anche per quanto riguarda gli atleti piemontesi che saranno in gara. Gli atleti piemontesi saranno tanti, e considerate che ad oggi, mentre parliamo, la delegazione già sarà composta, per ora ovviamente a rischio di incremento, o meglio fortunatamente può ancora incrementarsi, soltanto ad oggi 98 atleti qualificati, eravamo 98 a Londra ma con gli sport di squadra. Ahimè, gli sport di squadra non si sono qualificati, ma avere lo stesso numero senza sport di squadra significa che si è lavorato molto bene nelle discipline singole. Grazie Presidente per l'intervista, in bocca al lupo per tutte le attività. Grazie a voi e incrociamo le dita.